che saremmo noi senza di te, che ci dai di vivere la realtà del cielo. E questa è la strada che ci porta a te, amarti sempre quando c'è la gioia, quando c'è il dolore. Quando c'è la gioia, quando c'è il dolore. Che sarebbe oggi Nino Baglieri se lungo la strada della sua sofferenza non si fosse fidato di Dio e affidato a Lui? È nato a Modica Alta, una bella e caratteristica cittadina in provincia di Ragusa. Presso questa casetta, il 1° maggio 1951. Nel 1959 ha ricevuto per la prima volta l'Eucaristia. La sua fanciullezza e preadolescenza è stata così segnata dalla presenza di Cristo, che però è stato progressivamente dimenticato e abbandonato nella sua giovinezza. E le note della sua vita spirituale diventavano sempre più stonate. Più frequenti della lode a Dio erano le bestemmie. Si inserì nel mondo del lavoro facendo il muratore. Mentre lavorava alla costruzione di questa palazzina, giunse il momento che cambiò la sua esistenza. Erano le ore 11 del 6 maggio 1968. All'età di 17 anni ho avuto un infortunio sul lavoro. Sono caduto dal quarto piano mentre lavoravo, facevo il muratore. Era un'altezza di un 17 metri. Ad un tratto ho sentito il vuoto e sono caduto e mi sono paralizzato tutto. Ora è cambiata la mia vita. Ero sano, forte, robusto, in piedi, pieno di salute, che lavoravo e in pochi secondi sono diventato nulla. Non buono neanche a me stesso. È cambiata la mia vita. Sono trovato nella sofferenza, una vita fatta di sofferenza. Sono paralizzato tutto e sono rimasto fermo e così da allora è cominciato il mio calvario. Fu l'inizio del suo duro calvario. Gli ospedali, particolarmente quello per paraplegici di Ostia Lido, divennero la sua casa. Ho girato diversi ospedali, sono stato quasi 3 anni in giro per gli ospedali. È stato molto duro il rientro a casa. Ho sofferto tanto, ho avuto tantissime piaghe sul mio corpo. Ma la sofferenza più grande era quella di non avere il Signore, di non conoscere il Signore. Non conoscendo Lui c'era la disperazione. Bestemmiavo dalla mattina alla sera, odiavo tutti, non potevo vedere nessuno. E non avevo nessuno, non avevo né amici, non avevo niente. Quando mi alzavo mi mettevo in un angolo per non farmi vedere dalla gente, perché mi vergognavo farmi vedere. Così mi restavo isolato, nascosto. E questo è durato per 10 lunghi anni. Io bestemmiavo dalla mattina alla sera e la mamma pregava per me. Pregava affinché il Signore mi potesse dare la forza di accettare questa sofferenza e potesse dare la serenità, un po' di pace. Dopo 10 lunghi anni di disperazione, sul suo volto è tornata la serenità.
la pace. Perché è tornato Dio? Dopo 10 lunghi anni, ecco come il Signore ha cambiato la mia vita. Così come in pochi secondi è cambiata la mia vita da uno che ero alto, robusto, pieno di salute e poi in un attimo sono diventato niente, così in pochi secondi il Signore ha cambiato tutti questi 10 lunghi anni di sofferenza in una grande gioia. E tutto è avvenuto attraverso un gruppo di rinnovamento dello Spirito. Questi fratelli sono venuti qui a pregare per me, mi hanno imposto le mani, hanno invocato lo Spirito Santo affinché scendesse dentro il mio cuore. In quell'attimo ho sentito un grande calore invadere tutto il mio corpo. È come una forza nuova fosse entrata dentro di me e qualcosa di vecchio fosse uscito. È entrata una grande gioia, facendo uscire tutta quella disperazione che avevo. In poche parole sono diventato un uomo nuovo, veramente con un cuore nuovo. E così in me si è acceso il grande desiderio di conoscere il Signore. Ho letto la Sacra Bibbia dalla mattina alla sera per un anno intero, senza stancarmi per niente. E in me la gioia aumentava, aumentava sempre di più. Questa esperienza forte della fede ritrovata ha sentito il bisogno di comunicarla agli altri. Non potendo muovere gli arti, si è servito della sua bocca non solo per parlare, ma anche per scrivere. E dopo un anno il Signore mi ha voluto premiare. Mi ha dato il dono di scrivere con la bocca. E quando mi ha dato questo dono, per me è come se il Signore mi avesse affidato una missione: testimoniarlo, farlo conoscere a tutti quanti, scrivere tutto quello che sentivo nel mio cuore e poi comunicarlo agli altri. Ecco, allora ho cominciato a scrivere le prime preghiere, le prime poesie, poi piano piano le prime trasmissioni alla radio e poi le lettere, tante lettere. E piano piano la mia testimonianza adesso, con la grazia di Dio, è arrivata in tutti i 5 continenti. Adesso ricevo tantissima posta, sono in comunicazione con tanti e questo mi dà tanta gioia, perché mi sento utile, utile agli altri, perché attraverso la mia esperienza tanti possono capire quanto è grande l'amore di Dio, quanto il Signore ci vuole bene. Ogni domenica invia in parrocchia la sua preghiera da far leggere durante il momento della preghiera dei fedeli, come segno della sua partecipazione alla vita ecclesiale, anche dal suo letto. Oltre che per lettera, si è messo a comunicare con il telefono, munito di particolari consegni ed adattamenti, facendo così dono, oltre che del suo scritto, anche della sua voce. Nel corso della giornata gode spesso della compagnia della mamma, dopo che si è liberata delle faccende di casa. È lei che gli sostiene la Bibbia per leggerla e al momento opportuno volta le pagine. Questo è un momento molto particolare della mia vita,
della mia giornata, che la mamma, nonostante tutti i servizi di casa che ha e la tanta gente che viene, trova anche un momento per leggere la parola di Dio insieme. Io non posso utilizzare le mani, però la mamma mi tiene la Sacra Bibbia e così io la leggo forte e la sentiamo tutte e due, in modo che ci possiamo arricchire l'uno con l'altro della parola di Dio, per trovare la forza di portare la nostra croce. Ecco, la mamma è il mio cireneo. Come Gesù ha avuto sulla via del Calvario il cireneo che lo aiutava a portare la croce, così Gesù mi ha dato la mia mamma, che fa da cirenea per portare la mia croce fino alla fine. Sentendosi parte viva della parrocchia, presta la sua opera preparando alla cresima gruppi di adolescenti. Quando il tempo glielo consente, trascorre dei momenti sotto questo meraviglioso albero, in compagnia dei familiari, di amici e visitatori. E sono tante le visite che riceve. Non mancano le visite di oltreoceano. Quanto le condizioni della sua salute glielo permettono, è lui che fa visite. Eccolo qua con i giovani dell'oratorio salesiano di Gela, alla premiazione sportiva. Nel 1983, ricorrendo il 15° anniversario della caduta, ha ricevuto la visita del suo vescovo, Monsignor Nicolosi. In quell'occasione si è consacrato al Signore e si è offerto per tutta la Chiesa. Questo è il giorno del 6 maggio. Quando ho compiuto 15 anni della mia sofferenza, quindi nell'83, è venuto il mio vescovo a casa mia, Monsignor Nicolosi. E questo è stato un momento molto bello, molto particolare, perché in quel momento ho consacrato attraverso le mani del mio vescovo la mia vita, le mie sofferenze, offrendomi vittima per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e per le vocazioni. Nel gennaio del 1984 ha fatto la promessa di cooperatore salesiano, promessa che poi ha rinnovato dinanzi al rettor maggiore dei salesiani, Don Egidio Viganò. Nino oggi è felice e della sua felicità vuole farne un dono per tutti. Adesso io ho capito che il Signore mi ama e si è permesso la mia sofferenza, si è permesso che io cadessi dal quarto piano. Lo ha fatto per il mio bene, per farmi conoscere il suo grande amore, per farmi vivere la vera vita, perché la vita senza il Signore è una vita che non ha senso. È una vita inutile,
adesso io posso andare da questo mio letto, diciamo, di sofferenza, perché la sofferenza c'è, non è che non c'è, però la gioia che dà il Signore è più grande della sofferenza. E quando c'è la gioia più grande, la sofferenza può venire che poi passa in secondo piano, non ci pensa più, anche se c'è. E così, come dicevo, il Signore mi ha dato tanta, tanta gioia. La gioia di poterlo testimoniare, di essere un suo servitore, un umile servitore. E così io spero che il Signore, attraverso questa mia testimonianza, possa toccare i vostri cuori, possa far capire anche a voi che il Signore ci ama. Lui ci vuole al suo servizio, Lui ci vuole vicino a Lui, con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi. Il Signore ha permesso questa mia sofferenza proprio per darmi tanta gioia. Adesso io in questo letto, posso assicurare, sono felice. Anche se tanta gente resta proprio meravigliata. Dice, ma com'è possibile essere felice in queste condizioni, in questa sofferenza? Eppure io posso affermare, è la verità. Perché quanto c'è il Signore nel cuore, tutto diventa gioia, ogni cosa, anche la sofferenza diventa gioia. E io ringrazio e lodo il Signore continuamente perché mi ha chiamato a sé attraverso la sofferenza, e attraverso la sofferenza mi fa gustare la vera gioia. E questo che io voglio far capire anche a tutti voi. Il Signore bussa continuamente al nostro cuore, continuamente, istante per istante, non cessa mai di bussare al nostro cuore. Lui si aspetta che noi apriamo questo nostro cuore, che noi gli diciamo di sì. Allora io invito tutti quanti ad aprire il cuore al Signore, a dire questo sì, che un piccolo sì, un piccolo e semplice sì, però se è un sì detto con tutto il cuore, tutto cambia per noi. A te che ascolti vuole dire Dio è amore, amore. A te che piangi vuole dire Dio è amore, amore. La vita di Nino Baglieri è un messaggio di fede profonda in Dio. Chi trova Dio trova la gioia ed il vero senso della sua vita. Voglio lanciare un messaggio a tutti quelli che ascoltano questa mia registrazione e vedono queste diapositive. È un messaggio di gioia, di amore, che io voglio comunicare a tutti quanti, perché si può essere felici anche nella sofferenza. Basta avere Gesù nel cuore, basta dire il nostro sì al Signore, basta farlo entrare dentro di noi e per noi tutto cambia, tutto diventa facile e bello, perché Gesù è amore, vuole amore e dà amore, e anche noi dobbiamo essere amore, anche noi dobbiamo cercare di servirlo, amarlo, lodarlo, testimoniarlo ovunque, ovunque Lui ci chiama. Quindi apriamo il nostro cuore al Signore, facciamo sì che Lui entri dentro di noi affinché ci liberi dal nostro egoismo, dal nostro odio, da tutte le nostre iniquità, dal nostro io. E quindi quando Lui è in noi, per noi tutto cambia, tutto diventa facile e bello. Quindi cerchiamo di stare sempre in comunione con Gesù affinché insieme a Lui possiamo affrontare tutte le difficoltà della vita. Cerchiamo di donarci agli altri. Come Lui si fa ostia per noi, noi facciamoci ostia per i fratelli. Amore, amore.
piedi stanchi miei, Dio dove sei? Come brace i miei rimpianti, da quel ponte i sogni infranti, di me cosa farò? Cirene o per gli altri sarò, la tua croce prenderò, donerò l'amore tuo per me. Apri il tuo cuore al Signore, vivi la sua volontà, sulle ali della croce, alzati e corri da lui.